7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati al secondo appuntamento di Arachighè Live, lo spazio che abbiamo deciso di destinare come Pro Cremona a un momento, diciamo, di confronto e per conoscere meglio alcune realtà del territorio, alcune realtà che compongono un po' la nostra Cremona e per rimanere in contatto in questo periodo di quarantena forzata. Ci siamo organizzati meglio rispetto alla prima diretta che abbiamo fatto su Instagram. Abbiamo oggi come ospiti Niccolò De Vico della Vanoli Basket Cremona e in rappresentanza di Slam Dunk Onlus. Abbiamo Carlo Alberto Bottaioli per l'Agro ai Giovani e Alessandro Corbari per la Compagnia delle Griglie. Ci siamo anche organizzati e abbiamo un intermezzo musicale offerto dai ragazzi di Aria Duena che abbiamo oggi con noi. Sono un gruppo di due ragazzi che fanno musica da salotto, mi hanno detto di definirli. Quindi li ascoltiamo con il primo intervento. Intanto saluto Gianardo e Clay. Ciao ragazzi. Bella. Ottimo. Allora niente, lascio la linea a voi per il primo pezzo degli Aria Buena. Grazie. Con il primo pezzo, Gianna, questo qua che pezzo era? Ok. Si chiama Protesta Ingenua e potete sentirlo su Spotify. Perfetto, ottimo. Allora, intanto ringraziamo Yari Abuela, che per me è difficilissimo, tra l'altro, con la prima R subito così. E lanciamo, diamo il benvenuto a Niccolò De Vico della Vanoli Basket Cremona e di Slam Dunk. Ciao, Niccolò. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Come stai? Tutto bene? Sto bene, dai, chiuso in casa da un po' di tempo, però cerchiamo di rimanere positivi, dai, tutto bene. Ascolta, niente, come sai, come ci siamo sentiti un po', no? Prima di questo momento, volevamo chiederti innanzitutto com'è questa situazione e come state vivendo all'interno dello spogliatoio della Vanoli Family? Questo momento, tu sei a Cremona da qualche mese perché è la tua prima stagione qui con la Vanoli e insomma, dicevamo in uno dei confronti che abbiamo avuto prima di questa diretta che solitamente uno sportivo è abituato a fermarsi o quando ci sono le pause durante la stagione o fine stagione oppure quando purtroppo si scontra con qualche infortunio. Qui invece è una cosa un po' diversa. Anche l'umore dello spogliatoio, come vi tenete in contatto, fate videochiamate, vi sentite, com'è la situazione? Ma allora, innanzitutto vorrei dire che siamo fortunati ad avere alle spalle una società come quella della Vanoli, che ci mette nelle condizioni migliori per affrontare questo tipo di emergenza. Lo stesso Meo ha dato libertà fin da subito a chi non se la sentiva di rimanere qua, di poter tornare a casa, e penso che sia una cosa importantissima. Poi siamo anche un ottimo gruppo di ragazzi. E quindi direi che chi più chi meno, come normale che sia, abbiamo preso questa situazione bene, diciamo, nel senso positivamente, valutando giorno per giorno
come si evolvono le cose. E non dico tutti i giorni, ma quasi mi sento con i miei compagni. E qualcuno è riuscito a tornare a casa, qualcun altro no. Infatti mi spiace tanto per questi stranieri che sono ancora fermi qua a Cremona. E niente, io abito nello stesso palazzo con Ruzier e Stojanovic. E non ci siamo visti perché cerchiamo di rispettare le regole, quindi pur abitando uno sopra l'altro comunque rimaniamo chiusi in casa. Diciamo che poi è un po' la cosa più importante, quella di rispettare le regole in questo momento, perché è la cosa che poi ci può permettere prima in assoluto di tornare ad avere i palazzetti pieni e di tornare a fare una vita come siamo abituati. Quindi diciamo questa cosa è fondamentale, appunto, il fatto di stare a casa, seppur un bel sacrificio, perché immagino anche per voi, poi che siete abituati a vivere la palestra tutti i giorni per gli allenamenti e tutto, non penso sia facile, però è la cosa fondamentale. Tra l'altro, visto che hai anche aderito alla campagna di chiamarsi Bomber, giusto? Che fatica la vita da bomber. Bomber, bravo. Ho visto che non ho capito lì se hai beccato il gatto o no, ci è mancato poco. No, l'ho beccato. Sono bellissime iniziative. Ho seguito quella della giornata tipo e poi ho aiutato anche i miei amici di Che fatica la vita da bomber, che li saluto. E niente, sono iniziative che vanno fatte da chi ha sia potenziale economico e chi ha potenziale nel social, quindi ha visibilità, riesce a raggiungere tante persone e questo è l'unico aiuto che possiamo dare noi, ripeto, quello di rimanere a casa, rispettare le regole e di aiutare, chi più chi meno con queste donazioni, con queste iniziative. Ascolta, ti chiedo un'altra cosa intanto, oltre appunto alle bellissime iniziative che hai nominato in questo caso proprio sulla situazione attuale, quindi su quella del coronavirus, tu rappresenti comunque, hai fatto un'esperienza importante in Kenya con i ragazzi di Slam Dunk. E quindi, allora, io non so molto di questa associazione, so che uno dei fondatori è Tommaso Marino, giusto? Un altro giocatore di basket. Se ci vuoi raccontare qualcosa su come nasce l'associazione e su quella che poi è stata la tua esperienza in Kenya, sarebbe molto interessante e vorrei capire un po' di più nello specifico quello che avete fatto in Kenya. Volentieri. Allora, questa è una Onlus che è stata creata da Tommy Marino, come hai detto tu, e Bruno Cerella. Sono amici, si conoscevano, sono appassionati di viaggi loro e in uno dei loro viaggi in Africa hanno avuto questa bellissima idea di poter iniziare un progetto per i bambini e lo sport in questi paesi, in questi paesi poveri dell'Africa. E ormai, se non sbaglio, sono 7-8 anni che c'è questa. Che stanno portando avanti questo progetto. Era qualche anno che io, essendo amico di Tommy Marino, mi interessavo alla cosa. Poi a Biella è arrivato come allenatore Michele Carrea, che anche lui fa parte del progetto. Quindi anche lui ogni estate andava in Africa, come istruttore e aiutava Tommy e Bruno. Quindi durante le 2 stagioni con Michele gli dicevo: dai Michi, vediamo di organizzare, mi farebbe molto piacere venire con voi quest'estate. E poi prontamente ogni estate, per vari impegni sportivi, infortuni eccetera, non riuscivo mai a organizzarmi e ad andare giù. La scorsa estate finalmente sono riuscito a organizzarmi, anche perché l'ultimo anno a Reggio Emilia avevo come vice allenatore Giuseppe Di Paolo, che anche lui è un istruttore che li ha aiutati, e quindi mi sono organizzato con Bruno Cerella e siamo partiti per il Kenya. L'ho accompagnato, sono stato fortunato perché comunque tantissime persone vorrebbero far parte o vivere questa esperienza, e sono stato fortunato a conoscerli e sono andato giù. È stato qualcosa di incredibile. Ho fatto una settimana
intensa, piena di emozioni, e non è come me l'aspettavo, perché si possono vedere le foto sui social, i video, si possono sentire i racconti, però poi quando la vivi in prima persona, quando ti ritrovi dalla mattina alla sera per una settimana con questi bambini, con questi ragazzi, con gli istruttori del posto, dentro la baraccopoli, è qualcosa davvero di forte, di toccante. Ecco, a proposito di baraccopoli, la prima parte del nome dell'associazione Slam vuol proprio dire baraccopoli, giusto, se non sbaglio? Sì, esattamente, hanno fatto questo gioco di parole e hanno costruito, parlo di Madare, quindi dove sono andato io a Nairobi, perché loro hanno progetti anche in Zambia, ora stanno avviando dei progetti in Argentina, se non sbaglio, e a Madare, a Nairobi, hanno costruito questo campetto dal nulla, dove prima c'era una discarica, e proprio nel centro della baraccopoli, che è una delle più grandi al mondo, in mezzo a distese di case di latta, e hanno creato questo rifugio per i ragazzi, per farli giocare, però poi questo progetto va oltre, perché tantissimi ragazzi, più di 50 ragazzi, ora hanno borse di studio, tanti sono andati, tanti, qualcuno è riuscito ad andare anche in America. Javan, un ragazzino che ho conosciuto la mamma quest'estate, è a Torino adesso, che lo sta allenando Federico Danna, che l'ho avuto io alle giovanili, e quindi sono riusciti a cambiare la vita di tanti ragazzini. Sì, quindi diciamo che non è solamente dalla passione del viaggio nasce qualcosa che effettivamente dà la possibilità a tanti ragazzi, oltre a quello di coltivare la passione, ma quello di poter costruire un percorso che diciamo li riesce a mettere in situazioni sicuramente meno difficili di quelle in cui si trovano quando vengono a conoscere la realtà di Slam Dunk. Sì, assolutamente. Loro ora hanno costruito qualcosa di davvero grande. C'è tanta gente che li aiuta, sia all'interno dell'associazione, ma anche fuori. Tutti quelli che fanno donazioni o donano il materiale, e tieni conto che hanno un magazzino a Milano, un magazzino grande, che è stracolmo di materiale, e Bruno, Tommy, quando riescono vanno giù, organizzano i container, gli scatoloni da inviare in Africa, ma c'è così tanta roba che davvero non ci sta più, e questo grazie a tutte le persone che li aiutano. Questo qua è anche un bel segnale, anche perché poi dopo l'altra cosa bellissima è quella che attraverso, diciamo, i loro profili, i vostri profili, c'è la possibilità di vedere realmente queste donazioni, dove arrivano e che cosa riescono a fare di buono e di bello per queste realtà, diciamo, più difficili rispetto a quella in cui ci troviamo noi. Ascolta, è la tua prima stagione a Cremona, poi come è stata? Allora, io e te ci siamo conosciuti sul set del video di lancio della campagna abbonamenti e della stagione della Vanoli, ed eri appena arrivato, perché mi sa che erano proprio le prime settimane che eri a Cremona. In questi mesi, a parte la situazione difficile nella quale siamo oggi, come ti sei trovato con la città, con la Vanoli Family, e soprattutto com'è stato questo approccio con la città, appunto, di Cremona? Ora, come ho detto prima, sia con la società che con il gruppo, con i miei compagni, benissimo. La società fin dal primo giorno, per ogni cosa, dall'appartamento alla palestra, mi ha aiutato, ma si è resa disponibile, e lo stesso sta facendo in questo momento di difficoltà. Con la città, bene, è una città piccola, tranquilla. Ero abituato a Biella, Reggio Emilia, che secondo me più o meno sono città in realtà simili, e quindi dai, sono contento di aver fatto questa scelta. Peccato davvero per questo momento, perché anche per la nostra stagione, secondo me potevamo toglierci qualche soddisfazione. Ora vedremo se si riuscirà a ripartire o meno.
Ecco, non sappiamo ancora cosa succederà, giusto, con sia l'aspetto calcistico, calcio sappiamo che hanno spostato gli europei, diciamo, il mondo del calcio. Voi invece con il mondo del basket non si sa ancora che cosa succederà perché non si hanno ancora certezze su quanto durerà purtroppo questo periodo. Sì, ne sappiamo quanto voi, perché giorno dopo giorno stanno vedendo come si evolve la situazione e noi cerchiamo di rispettare le regole. Quindi ora rimaniamo sicuramente ancora per qualche giorno chiusi in casa e poi vedremo se potremo ricominciare ad allenarci, individualmente, di squadra. Io non so, non voglio schierarmi perché diciamo non mi compete, però sembra che la situazione sia molto più grave, Assolutamente. e quindi forse bisognerebbe prendere decisioni importanti e chi di dovere si dovrà riunire e tutti d'accordo dovranno prendere queste decisioni. Sì, diciamo che la cosa importante in questo momento forse è appunto riuscire a uscire nella maniera migliore da questa situazione e poi ritornare ad avere il palazzetto pieno con tutta la tranquillità di questo mondo e ritornare a giocare allo sport che vi compete nel modo più tranquillo possibile, perché immagino che anche per voi una partita, il contatto con l'avversario, insomma, con questa situazione non sia neanche facile da affrontare a mente libera. Sì, poi quello che penso io è che il nostro lavoro è uno show alla fine, no? Quindi quando tu chiudi le porte e fai partita a porte chiuse, secondo me viene a mancare tutta quella passione, quell'emozione che gira attorno allo sport, attorno al basket. E anche lì bisogna vedere se la cosa ha senso o meno. Certo, sì, diciamo senza spettatori è un po' meno bella l'atmosfera che si respira sul parquet, giusto? Eh sì, bisogna vedere se ne vale la pena o meno. Va bene, Nicola, allora io ti chiedo se ci dai un flash su come è possibile seguire poi le iniziative di Slam Dunk e poi ne approfitto per salutarti, per ringraziarti, facendo un invito a tutti appunto di stare a casa per ritornare a vedervi al palazzetto il prima possibile. Allora, no, loro hanno le pagine social, Instagram, Facebook, Slam Dunk. E lì potete trovare tutto, informazioni, foto, video, e poi vabbè, hanno il sito internet, ci sono anche dei gadget, delle magliette da poter comprare e ovviamente tutto poi andrà per il progetto di questa Hollus. E niente, grazie a voi per l'invito, è stato un piacere. Ci siamo tenuti un po' di compagnia e niente, state a casa, che ci sono anche a casa tante cose da fare, dai. Ho visto che stai iniziando a studiare spagnolo, vero? Ho iniziato stamattina, stanotte mi sono svegliato, mi è preso il matto, ho visto che c'erano dei video abbastanza semplici su YouTube e quindi stamattina mi sono messo lì, ho fatto due lezioni. E erano cose proprio da base, le sapevo già, però almeno iniziamo qualcosa. Ok. Dai, insomma, è l'occasione per imparare qualcosa di nuovo. Sì. Dai, ottimo. Allora ti faccio in bocca al lupo, poi la prossima la facciamo in spagnolo. Vabbè, l'anno prossimo. Dai, va bene, l'anno prossimo in spagnolo. Ok. Ci Ciao, sentiamo, grazie. Nicolò, grazie mille, Grazie. ciao. Ciao. Ed eccoci ancora con i ragazzi invece di Aria Buena, intanto che si collega con noi Carlo Alberto Bottaioli per l'Agro ai Giovani. Ragazzi, lascio la scena a voi. E buona musica.
momento. Ragazzi, vi ho messo in comunicazione con qualcuno che mi sa che conoscete abbastanza bene. Carlo. Ciao, ciao a tutti. Allora, perché si conoscono abbastanza bene? Perché sia Gianaldo che lei che Carlo fanno parte dell'Agro ai Giovani. Quindi, diciamo, Carlo oggi rappresenta l'Agro ai Giovani e ci racconterà un po' di più di quello che stanno facendo. Ma è giusto che rendere noto, diciamo, che anche gli Aria Buena sono parte integrante dell'Agro ai Giovani. Quindi intanto diamo il benvenuto a Carlo. Sì, sempre bello. Ecco Carlo, i primi complimenti per te. Ascolta, ti chiedo due cose intanto su come è nato l'Agro ai Giovani e su... Aspetta, che ti ho perso. Eccoci Carlo, mi senti? Sì, ti sento. Ottimo. Allora, no, ti volevo chiedere un po' com'è nato l'Agro ai Giovani e capire un po' meglio da te quello che fate e diciamo come vivete questo periodo e visto che dovete avere i primi eventi, diciamo, dell'anno tra poco, immagino che come gli amici di Roby sarete anche voi alla finestra per capire un po' che cosa succede, però ecco, di raccontarci un po' con l'Agro ai Giovani che cosa avete in programma. Innanzitutto ti ringraziamo a nome di tutto il team per l'invito. Voi di Procremona e le belle idee andate di pari passo. Grazie mille. Come è nato l'Agro ai Giovani? Innanzitutto è nato nel 2018, a maggio del 2018 c'è stata la prima edizione, ma noi come amici, come gruppo di amici ad Agropolis, cioè aiutiamo ad Agropolis come volontari da più di 10 anni circa. Aiutiamo durante il Fest Agropolis di giugno-luglio, che sono appunto le tradizionali feste di Agropolis, e ad un certo punto abbiamo sentito il desiderio di ritagliarci un nostro spazio in uno spazio bellissimo, perché alla fine la cascina di Agropolis è fantastica e si presta assolutamente per eventi di questo tipo, l'AIA enorme in cui possono starci davvero migliaia di persone. Allora abbiamo cominciato a pensare ad un evento che potesse integrarsi a quelli che sono appunto gli eventi di Agropolis, con l'obiettivo anche di ringiovanire la clientela, se vogliamo chiamarla così. Quindi la cosa bella che ho visto partecipando un po' ai vostri eventi dal 2018 ad oggi è proprio vedere che ci sono, cioè, tutte le fasce di età coinvolte, perché ho nella mente l'immagine di un beer pong con una finale, penso, tra due cinquantenni e due ragazzi di 18 anni con la vittoria dei cinquantenni, tra l'altro, esatto. Quindi l'esperienza ha dato il suo frutto, però ecco, cioè, quindi siete riusciti, secondo me, una cosa bellissima, quella di mettere insieme diverse generazioni, dicendo giustamente, come sottolineato, portando il target un po' su quella che è un po' più la nostra fascia ancora per un po', speriamo. Esatto, cioè a noi ha sempre affascinato la realtà Agropolis e volevamo portarla in un target che non era ancora ben coinvolto. Pensiamo che appunto le attività di Agropolis siano da sostenere e quindi volevamo appunto coinvolgere tutti i giovani di Cremona, e dopo 2 anni possiamo dire che siamo sulla strada giusta, perché alla fine in 2 anni è cresciuto parecchio e speriamo che cresca ancora in futuro, ecco. Ma allora, poi dopo naturalmente avete uno scopo benefico essendo legati a una realtà come Agropolis, e insomma, quali sono i progetti che avete portato avanti in questi primi anni e quali sono i prossimi che vorreste, diciamo, realizzare? Allora, alla fine i nostri due obiettivi principali sono appunto quelli di coinvolgere i giovani, ma ovviamente raccogliere fondi che vanno
interamente alle attività di Agropolis. Tra le attività, Agropolis ha tantissime attività, appunto i servizi di CSE, che sono centro socioeducativo, e lo SFA, che è appunto i servizi di formazione all'autonomia, e tanti altri progetti, come per esempio l'onoterapia, che si sta avviando in questo periodo, che è appunto un progetto di pet therapy con degli asini. Agro 05 è un progetto importantissimo per Agropolis. Sostanzialmente è un progetto volto a diagnosticare problemi del neurosviluppo nei bambini dagli 0 ai 5 anni, però in un ambiente come appunto quello della cascina di Agropolis, naturale, e quindi togliendoli da quelli che sono invece ambienti ospedalieri che potrebbero impattare negativamente sulla diagnosi, e quindi aiutare sia il personale addetto appunto alla diagnosi, sia le famiglie di questi bambini, che possono appunto avere la possibilità di sapere in tempi brevi quali sono le soluzioni da intraprendere. Altri progetti, per esempio, si sta avviando in questo periodo e sarà pronto l'anno prossimo un panificio, quindi un forno sociale, proprio dietro alla cascina di Agropolis, che grazie alle risorse che Agropolis dà, perché alla fine è una cascina immersa nei campi, ha la possibilità anche attraverso un progetto di autosostentamento di sviluppare anche progetti di questo tipo. L'asilo steineriano, per esempio. Quindi sono tanti progetti che richiedono appunto lo sforzo di tutti noi, e noi nel nostro piccolo, appunto con l'Agro ai Giovani, stiamo cercando di raccogliere quante più risorse possibili per sostenere tutti quanti questi progetti. Certo. Ascolta, ti chiedo un'altra cosa a proposito di questo. Quali dovevano essere le prime date di quest'anno? Allora, noi abbiamo sempre aperto e chiuso la stagione estiva negli ultimi 2 anni. Quindi tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, la prima edizione, e poi più o meno verso l'inizio delle scuole, o comunque il primo weekend, l'ultimo weekend di settembre, prima dell'inizio delle scuole. Quindi il periodo sarebbe stato quello, e adesso appunto internamente stiamo valutando e stiamo andando di giorno in giorno, perché comunque è una situazione talmente delicata e particolare, a cui nessuno ovviamente era preparato, che ci porta appunto a pensare di giorno in giorno, di settimana in settimana, quello che è meglio fare, sapendo di avere responsabilità, perché comunque siamo nel circolo degli eventi cremonesi ed è un evento che comunque raccoglie ormai migliaia di persone, quindi è delicato. Quindi dobbiamo stare un po' alla finestra, diciamo, e capire un po' cosa succederà. Ascolta una cosa, ti chiedo questo: quanto immagino che vi siate confrontati parecchio con i ragazzi, rigorosamente tramite Skype call naturalmente, però a parte questo, quanto sarà importante poi riacquisire secondo voi una tranquillità finito questo periodo per poter poi tornare alla normalità davvero, perché sembra che l'ostacolo più grande oggi sia non solo quello di far fronte all'emergenza sanitaria che abbiamo di fronte, ma poi anche la voglia di ripartire, quella sicuramente non mancherà, però il riacquisire la tranquillità di poter andare in giro sereni a un evento tranquilli, al palazzetto, allo stadio, senza pensieri, quindi riacquisire anche quel tipo di tranquillità. Ma noi ci aspettiamo un percorso graduale da questo punto di vista. Sarà graduale il ritorno alla normalità, molto probabilmente, o comunque noi ipotizziamo sia così, ed è per questo che, essendo così vicini, ci preme, stiamo attenti, ovviamente, perché aprendo noi la stagione, o comunque l'abbiamo sempre fatto, siamo stati negli ultimi 2 anni il primo grande evento, noi ci definiamo grandi, perché... Giustamente. Però comunque il ritorno alla normalità probabilmente sarà graduale, e quindi è per questo che bisogna stare attenti e prendere le giuste decisioni, perché bisogna assolutamente rispettare tutte le restrizioni e le direttive che ci vengono imposte, e appunto porre l'attenzione giusta, perché è un periodo delicato, e purtroppo gli eventi che
inizia fra poco la stagione di Cremona, a Cremona, in cui comunque iniziano davvero gli eventi, quelli per l'estate, mi viene da pensare, fine maggio, giugno, luglio, sono a Cremona pieni di eventi, bellissimi eventi, e quindi prima finisce tutto questo, prima si può tornare alla normalità, goderseli tutti quanti dal primo all'ultimo. Ascolta, ti chiedo un'altra cosa a proposito di questo graduale ritorno, come giustamente l'hai definito, alla normalità. Agropolis è una realtà che, appunto, immagino anche in questo momento abbia dovuto rivedere le sue attività di cui mi parlavi prima. Quindi, se immagino che voi siate in contatto anche con loro, come questa cosa ha cambiato anche la vita e la quotidianità di Agropolis, nel momento in cui ci sono persone che, diciamo, vivono quegli spazi quotidianamente, come hai detto tu, li vivono invece che in strutture, li chiamiamo ospedaliere, però li vivono all'aria aperta. Quindi anche questo, diciamo, cambia radicalmente quella che è l'attività e la quotidianità di Agropolis. Sì, alla fine ad Agropolis durante la settimana tiene più di 30 ragazzi con disabilità. E il fatto di tenerli all'interno di spazi chiusi, tutti insieme, ha portato inevitabilmente l'attività a doversi fermare, proprio per questo rischio che comunque ormai c'è ed è presente. Quindi di conseguenza sicuramente questa situazione ha impattato su tantissime realtà, tra cui anche le cooperative sociali, tra cui anche appunto il volontariato, che trova appunto nell'unità, nel gruppo, nello stare insieme il punto di forza. E in questo periodo, in un periodo così delicato, dove si cerca di fare il contrario per uscire il prima possibile, questo sicuramente ha impattato in modo enormemente, purtroppo. Sì, appunto, speriamo anche per queste situazioni che questa situazione si risolva il prima possibile per riuscire poi a tornare alla normalità anche per persone che magari, appunto, una boccata d'aria a vivere gli spazi, come dici tu, in strutture più accoglienti, più nel verde, immersi nel verde, cambia radicalmente la quotidianità. Quindi speriamo anche per questo che sia una situazione che si risolve il prima possibile. Carlo, dimmi un po' come siete composti invece come compagine, perché la pagina, ho visto che si chiama L'Agro ai Giovani by the Swish. Che cosa sono gli Swish? È un gruppo di amici che ormai sarà 7-8 anni che è proprio fisso, siamo un gruppo di amici, una 13 amici, e appunto praticamente tutti hanno vissuto Agropolis sin dall'inizio, e quindi ci siamo sentiti nostro, questo progetto è nato da noi, e quindi ci siamo suddivisi i ruoli, come un buon team ci siamo suddivisi i ruoli per evitare conflitti e casini interni, e sta procedendo. Ognuno il suo, ma stranamente ci siamo sorpresi anche noi in questi ultimi 2 anni, siamo anche bravi a rispettare questi ruoli, a rispettare tutte le mansioni che ogni ruolo prevede. Allora direi che nonostante il periodo non sia dei migliori, le premesse perché la strada sia lunga e porti all'Agro ai Giovani, che poi dovremo capire come evolverà il nome col passare del tempo, la strada è lunga e sicuramente riusciremo a tornare il prima possibile a partecipare ai vostri eventi, sperando appunto che poi l'intenzione che avete di strutturarli sempre di più, di creare qualcosa sempre di più grande a livello numerico, ci assicuri che sarà mantenuta, ecco. Ascolta, ti lascio scegliere a questo punto il brano con cui i ragazzi di Aria Buena ci portano al prossimo ospite, che è Alessandro Corbari della Compagnia delle Griglie, e quindi lascio scegliere a te il brano con cui, diciamo, farti salutare e introdurre Alessandro. Cosa scegli? Responsabilità. Ma io direi. Cosa?
Zorini conosci di sicuro, perché già immagino che quando siete lì che preparate l'aglio ai giovani, mettete il calcio con solo... Ma io direi un buongiorno America. Ok, allora buongiorno America, Yaya Buena. Carlo, ti ringrazio intanto, grazie, è stato un piacere. Mille, grazie mille, ci sentiamo, è stato un piacere. Presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Gianna, devi accendere il microfono, se no non ti sentiamo. Oh, questi primi live mettono in difficoltà, stai tranquillo. Vai, buongiorno. Con buongiorno America. Allora, con buongiorno America presentiamo il prossimo ospite, che è Alessandro Corvai della Compagnia delle Griglie. Ciao Corvai. Ciao mondo, grazie per l'invito. Ah, tutto bene? Come va? Ah, direi che va molto bene, siamo qua a casa, tempo di meditazione. Vedo del grigio rosso, vedo del grigio rosso dietro di te. Vabbè, è la bandiera che con cui i bambini vanno a letto prima di addormentarsi, quindi beh, vedo che c'è anche del grigio rosso dietro di te. Sì, esattamente, cerchiamo di consolarci così, non potendo essere, diciamo, sui galloni settimanalmente, ci consoliamo circondandoci di grigio rosso. Guarda, ascolta, allora, come compagnia delle griglie, come ho visto che vi riuscite comunque a sentire, che riuscite comunque a fare dell'aggregazione via Skype. Com'è vivere la quotidianità separati per una compagnia che come la vostra è abituata a vivere quotidianamente momenti di aggregazione importanti, insomma? Beh, la nostra compagnia ne esce quasi rafforzata a questo periodo, perché come commentavamo ieri, ci stiamo vedendo paradossalmente più così che nei giorni normali. Perché ci vediamo più così? Perché di fatto questo momento di quarantena, e quindi il fatto di essere a casa, ci permette di ritagliarci un tempo rispetto alla quotidianità familiare, e alle 7 tutte le sere, tra le 10 e 12 persone, tiriamo sulla bottiglia, tagliamo salame e stiamo insieme. Quindi diciamo le nostre tradizionali stupidaggini, ma agliettati e comunque da un aperitivo, quindi ti direi stiamo andando tranquilli, quindi in termini di amicizia non ci stiamo perdendo niente. Beh, soprattutto qua c'è anche da dire che per gente della vostra età ormai vedere che riuscite ad approcciare così bene la tecnologia è un bel segnale, o no? Sono molto orgoglioso di me stesso, come vedi sono ingobbito perché non riesco a capire come fare a posizionare il telefono in maniera differente. No, ma così Sono già orgoglioso di quello che sto facendo, quindi non voglio complicarmi la vita. Aspetta, ma invece, diciamo che come per i ragazzi dell'Aglio ai Giovani prima, come per i ragazzi del Tanta Roba Festival, si avvicina per voi il periodo in cui poi
c'è l'evento che coinvolge tutta la città da ormai diversi anni a questa parte, che è il solstizio d'estate. Però in questi anni avete costruito all'interno di quella che è la vita della città anche dei momenti ormai non di quotidianità, ma quasi, perché i ragazzi di disability, che è il progetto che è partito con la Compagnia delle Griglie, sono presenti in tutti i principali eventi della città. Quindi quello che volevo chiederti è come avete affrontato con i ragazzi di disability questo momento, anche perché siete stati i primi che hanno mandato un messaggio importante proprio con i ragazzi, dicendo di stare a casa per tornare il prima possibile poi a vivere il palazzetto, lo stadio e quant'altro. Sì, quindi hai fatto tante domande in una. Allora, partendo dall'ultima idea, quindi quella dell'educatore Christian, che ha pensato di raccogliere dai ragazzi le loro riflessioni e quindi l'esortazione dei ragazzi nel dire state in casa, ci vediamo presto, è stata veramente una grande idea quella lì. E come avete visto, i ragazzi hanno risposto con un entusiasmo incredibile, perché comunque tutti hanno mandato i video, erano ipercarichi e quindi Disability per loro sta diventando veramente un momento di incontro anche virtuale, un momento di sviluppare amicizie. Credo che nei prossimi giorni gli educatori stiano organizzando anche delle web call tra di loro, dove si vedono, si parlano e cercano di mantenere. Uno degli obiettivi di Disability era inizialmente quello di produrre aggregazione tra i ragazzi e dobbiamo riuscirci anche in questi momenti difficili, dove per la tutela dei ragazzi non si può pensare di fare nulla fuori, ma cerchiamo di raggiungere gli scopi anche in questo modo, quindi con una modalità virtuale. Insomma, cerchiamo di prendere il positivo che c'è da un momento così difficile. Certo. Com'è che avete spiegato ai ragazzi a livello, diciamo, di gruppo di disability che tutto si doveva fermare e che anche disability doveva fermarsi per poi ripartire il prima possibile, naturalmente? Beh, guarda, su questo mi è difficile darti una risposta, perché disability è un progetto come se fosse un cloud, no? Cioè un progetto dove i ragazzi nei loro momenti privati, quindi nei loro momenti in cui non sono nelle loro strutture diurne, in collaborazione con le singole famiglie vengono insieme a noi nelle varie feste, nei vari eventi della città. Quindi io la loro quotidianità francamente non la percepisco. Quello che percepisco è che anche da parte loro immagino ci sia la percezione del rischio che c'è fuori, e quindi il senso civico che sta contraddistinguendo la maggior parte di noi immagino che per loro sia un dogma assoluto. Quindi già me li immagino ciascuno al proprio posto. Io per esempio con qualcuno ho delle video call, non necessariamente dei ragazzi disabili, ma sono ancora rimasto legato. Ti abbiamo perso. Mi vedi adesso? Sì, ti vedo. La tecnologia ha fatto sì che sul telefono di mia moglie sia arrivata una telefonata. E quindi, a posto. Quindi questo qua è un po' lo scenario. Adesso speriamo di vedere la luce in fondo al tunnel, di poter cominciare a pensare quando e come pianificare i prossimi eventi, anche se noi ci atteniamo alle disposizioni. Quindi non sarebbe neanche serio poter pensare al prossimo evento e dare una data. Ci vuole un po' di pazienza. Tra l'altro, come compagnia delle griglie, appunto, ci eravamo incontrati qualche settimana fa, un mesetto ormai, prima del compleanno dell'anniversario di Percarmona, e appunto mi ventilavi l'idea di quest'anno di riproporre una collaborazione forte con il progetto di Occhi Azzurri, che è un'altra realtà che avete seguito qualche anno fa durante uno dei solstizi, e poi avete, diciamo, visto crescere, con cui avete creato un legame fortissimo. Beh, il legame con Occhi Azzurri, con la famiglia Ruvioli e con l'associazione è totale. Cioè, parliamo di un rapporto, direi, familiare, e come sai siamo a casa a Ruvioli anche a Santo Stefano il giorno dopo Natale con Riccardo Sabatini, quindi per noi la famiglia di Ruvioli è diventata parte integrante della Compagnia delle Griglie, ma anche molto di più, quasi la nostra famiglia. Con orgoglio, questa bandiera della Cremo al simbolo di Occhi Azzurri. Questa bandiera della Cremo nacque
in quel famoso Cremonese Parma, quando abbiamo vinto con gol di Caviona all'ultimo minuto, con i distinti pieni, inaugurazione dei distinti, e il ricavato di quella partita, un terzo del ricavato andò ad Occhi Azzurri. L'idea era quella di, è ancora quella di fare un sostizio in quel parco dietro via Trebbia, quindi tra via Trebbia e Cascina Moreni, per fare una serata un po' diversa, non elegante sullo stile Piazza Duomo, ma una cosa un po' particolare. In quel parco dovrebbe nascere o nascerà il meraviglioso progetto di Occhi Azzurri a cui Silvia teneva tanto, e quindi per noi adesso la testa e il cuore è lì, nel senso che noi vorremmo esaudire un po', come dire, i sogni di Silvia. Silvia non c'è più, sapete la tragedia che è successa, ma noi ci siamo un po' fatti carico anche moralmente di questa sfida di Filippo, quindi Filippo adesso crede molto in questo progetto perché vuole realizzarlo anche per chi non c'è più, e noi con lui. Quindi il sostizio potrebbe essere anche un momento in cui la città si stringe intorno ad Occhi Azzurri e alla famiglia Ruvioli per dimostrare che questo progetto sul polo della disabilità probabilmente riusciremo a farlo. Questo, e tra l'altro, porterebbe anche a noi un'altra eccellenza la realizzazione di questa tipologia di polo, giusto? Esatto, l'idea molto nobile di Filippo e di Occhi Azzurri è quella di creare un punto di eccellenza sulla disabilità per i bambini. Io non ho le competenze scientifiche per poter raccontare scientificamente cosa c'è dietro questo progetto. È un progetto molto dispendioso in termini economici, che darebbe però una lettura di innovazione incredibile per la nostra città, quindi ci fidiamo molto di questa lettura strategica di Occhi Azzurri, quindi appena il mondo si sistema ripartiremo più forti di prima. Assolutamente, tra l'altro diciamo una delle cose più belle che oltre ai progetti che fate è vedere come poi puntualmente ogni anno si scende poi nel concreto, si scende poi nel pratico e si vede dopo le emozioni che vengono regalate durante la serata del sostizio, poi come queste emozioni vengono tramutate poi in qualcosa di reale, in qualcosa di quotidiano, in qualcosa che poi ci circonda normalmente e che entra a far parte della nostra vita, dandoci anche dei contenuti in più su cui riflettere. Sì, diciamo che la compagnia Griglia in questi, da quando è morto Mac, quindi dal 2009, cerca di contraddistinguersi non tanto per raccogliere fondi, cioè i fondi servono e i primi eventi di disability senza un po' di soldini non l'avremmo fatti, ma noi vogliamo cercare una progettualità che cambia la quotidianità delle persone, cioè vogliamo cercare di far giocare i ragazzi disabili a rugby per poterli vedere poi per sempre su un campo di rugby, e così ci siamo riusciti grazie alla collaborazione di Stewart e del Lions Cremona Rugby. Vogliamo aiutare Filippo e la Silvia andando in Piazza Duomo, e ad oggi siamo quasi parte della loro famiglia. Disability è parte integrante degli eventi sportivi, dalle cene del Rotary piuttosto che alla festa dell'Agro dei Giovani, cioè vogliamo veramente, come dire, far partire una scintilla che non è una scintilla economica, ma una scintilla emotiva, di riflessione, di quotidianità. Quindi è un concetto forse un po' diverso dalla normale beneficenza, ma è più un concetto di ragioniamo insieme per emozionarci e per vivere magari con parametri un po' diversi, un po' più profondi. Beh, e poi ancora c'è da dire che voi, tra l'altro, oltre a questo, siete riusciti a dare concretezza anche per primi a quello che Cremona, con l'immagine aerea di Accendi il buio, vista da dove, quindi perché non era ancora partita, però avevamo fatto le prime immagini col drone in occasione di quel sostizio. Quindi ricordo completamente, secondo me era il 2014, avevamo fatto una prova nel campo da calcio del Flora il venerdì e il drone si è schiantato per terra, quindi esatto. le premesse erano straordinarie, e il sabato invece miracolosamente il drone è andato in cielo e quindi è nato questo. Se ti ricordi, avevamo parlato anche il piano B direttamente dal cestello, con una GoPro direttamente dal cestello dei pompieri. Veramente che poi ci hanno piantato a piedi e sono andati che era un'emergenza.
avevo l'emergenza di un gatto che era finito su un tetto, quindi nel pieno dell'accensione di tutte le candele mi giro e dico, boh, ci sono i pompieri erano andati via, perché c'era un gatto sul tetto, e meno male che il tuo drone è rimasto in cielo, non è volato in mezzo al po'. È andata bene che... Per esempio, bellissima. Tra l'altro, c'è un altro dei progetti che avete sostenuto, con cui poi anche nel video che abbiamo fatto con Pier Cremona, Wagen Info, ho visto prima Augusto che sta seguendo la diretta. È bello perché abbiamo visto che c'erano tutte queste realtà insieme. Quindi, un messaggio importante come quello che è stato lanciato, poi vedere tutte le realtà insieme sicuramente da continuità. Quindi, sicuramente un bel messaggio per la città. No, io credo che queste collaborazioni poi lasciano un segno molto profondo. Con Pevorini, quindi il vicepresidente di Accendi Buio, ci siamo scritti stamattina. Cioè, nasce una profondità di rapporti che poi è il vero patrimonio che rimane da questi eventi, che nascono come l'accensione di una scintilla, ma in realtà sono veramente cose molto profonde. È un grande orgoglio questo, insomma. Ricordandoci che tutto parte dalla volontà, dal messaggio che appunto una persona che oggi non è più in compagnia con voi fisicamente ha dato come testamento, diciamo, però dando la possibilità poi a voi di creare qualcosa che senza quello oggi forse la nostra città sarebbe un po' meno ricca. Beh, pensare che la morte di Mac venga vista da un giovane brillante come te come un arricchimento è un messaggio di una forza incredibile. Quindi se vuoi scrivere un libro intorno a questa frase è veramente molto profonda, nel senso che è veramente il lutto che produce energia. Se ci siamo riusciti è esattamente lo scopo che avevamo, è esattamente il sogno che avevamo in qualche modo promesso a Mac. Quindi provare a stare uniti noi in termini di amicizia, se poi l'amicizia genera esempi e genera semina verso un futuro migliore per la nostra città, è tanta roba. È un link, ti lancio il link anche per i ragazzi con gli amici Robi. Anche loro, altra realtà con cui avete stretto in questi anni forti sinergie, tant'è che immagino che anche per San Patrizio, che poi purtroppo è stato rinviato, come l'anno scorso per l'ottobre a feste e quant'altro, ci dovesse essere il servizio con i ragazzi di disability, che ho visto che è una tappa fissa ormai per loro. Sì, vabbè, ma con i ragazzi di Roby c'è una collaborazione assoluta, cioè, tanto per farti gli esempi, durante le loro feste ci sono i ragazzi di disability. Quando siamo arrivati in Piazza Duomo e abbiamo ricevuto il premio Torrone d'Oro come disability, i ragazzi di Roby sono venuti con noi sotto il ponte e si sono fatti a piedi l'ultimo chilometro, e c'eri anche tu mondo, e quindi siamo arrivati tutti insieme. Hanno anche bevuto un Campari con me durante il tragitto. Posto. E quindi così, insomma, cerchiamo di mantenere questi rapporti perché sono l'energia per la nostra città. Io credo che la nostra città, tanto criticata e tanto grigia agli occhi di chi non vuole vederla in profondità, ha dentro un animo e una forza mostruosa. E gente come te, che sei giovane, bravo e hai tanta energia, sta dando un grande contributo a questo. Quindi tutto quello che tu ci chiederai come Pro Cremona, noi siamo qua disponibili. Se poi riusciamo ad andare anche in Serie A, tanto meglio, ma se anche rimaniamo lì, va bene adesso. Beh, diciamo prova che la prospettiva, secondo me, dopo questa situazione difficile che stiamo vivendo in questi giorni, è proprio quella di uscire come comunità, come città, più forti e con una maggiore voglia ancora di riuscire a distinguerci, di riuscire a fare diventare Cremona davvero attrattiva, ciascuno diciamo per la competenza che ha, per la tipologia di evento che organizza, per la tipologia di offerta che dà, però riuscendo a fare rete come abbiamo visto in questi anni con voi, con gli amici di Roby, con tutto quello che voi avete creato, poi i risultati arrivano e la nostra città sicuramente ne beneficia, quindi l'augurio poi deve essere quello. Ma io sono certo che saremo un po' diversi quando finirà tutto, nel senso che i valori cambiano e addirittura io credo che per questi eventi che comunque hanno trovato la disponibilità emotiva di migliaia di persone,
ci sarà ancora più attenzione, perché adesso c'è una ricerca dei valori sempre più profondi e probabilmente tanta gente ha capito che non si vive solo con un telefonino bello. Ci sono dei momenti in cui ti senti impotente e questa cosa qua, secondo me, migliora la società. Speriamo di arrivarci nel modo migliore possibile, quindi senza troppi sacrifici o ulteriori sacrifici, però ripartiremo migliori rispetto a prima, ne sono certo. Assolutamente. Va bene, Corva, io ti ringrazio. Spero di riuscire poi a bere un bianco il prima possibile, finita questa situazione, insieme con te e con gli amici della Compagnia delle Griglie. E niente, ti lascio mandare un messaggio positivo come quelli che mandate di solito voi della Compagnia delle Griglie, prima di salutarti. Beh, il messaggio positivo è che, cioè, non me lo sono preparato e quindi di conseguenza sono in difficoltà, ma il messaggio positivo è quello, vorrei ritornare sulle tue parole, no? Quindi 10 anni fa, nel 2009 è morto Mac, quindi 10 anni, quasi, sono quasi 11, e in 11 anni abbiamo trovato tantissima attenzione da parte della città e non solo, perché ormai i nostri progetti come Disability stanno diventando anche, stanno uscendo dalla città, come sai, siamo andati a Bergamo, siamo andati a Milano. E io credo che la positività di quello che siamo noi cremonesi, nel nostro cuore, con i nostri valori, con il nostro modo di pensare apparentemente lento, deve essere un momento di orgoglio e deve dare energia a tutti, per ciascuno nel suo piccolo. Se riesce a fare un pezzettino in più, saremo sempre più grandi e sempre migliori. Va bene, Corva, grazie mille, ci aggiorniamo. È stato un piacere. Ciao. Grazie, ciao ragazzi, ciao a tutti. Eccoci, allora torniamo con l'ultimo brano dei ragazzi di Aria Buena. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà martedì della settimana prossima, in cui dedicheremo uno spazio alla cultura, ai nostri musei, dedicheremo uno spazio all'arte che ci circonda e che è custodita nei musei della città di Cremona. E poi riprenderemo invece con i nostri ospiti, diciamo, più per fare due chiacchiere da giovedì e poi con domenica della settimana prossima. Intanto vi lascio agli Aria Buena, grazie a tutti, a martedì, ciao! Grazie mille, alla prossima.